La speranza. Sono qui con Francesca Simone. Ciao Francesca, ben ritrovata. Presentiamo una riedizione di un libro che è questo, Renzo Mongiardino, Architettura da Camera, Officina Libraria. E ricordiamo che la prima edizione fu di Rizzoli nel 1993. Francesca, mi viene da dire un bestseller. Sì, un bestseller è sicuramente un libro che merita che ci sia queste nuove edizioni continue, perché era un libro che Mongiardino aveva pensato non come coffee table book. Infatti ha avuto una genesi molto complicata, perché gli editori da lui volevano un libro in cui comparissero i nomi dei clienti, in cui il tipo di libro fosse proprio nel formato coffee table book, e lui invece voleva raccontare la storia di una parte dei progetti, L'evoluzione anche della sua ricerca, ma l'evoluzione fino a un certo certo punto. punto, perché uno dei problemi con Mongiardino è sempre quello che è come se fosse un eterno presente. Questo mi ricordo, ne avevamo parlato molto anche con Agosti. Mentre invece un'evoluzione a studiare, per esempio, tutto l'archivio che c'è in Bertarelli, sicuramente c'è stato ed è essenziale. Però lui aveva spesso era molto disponibile verso i giovani, e spesso arrivavano studenti o di scenografia, perché lui è stato anche scenografo, o di architettura, a chiedergli. E lui si rendeva conto che non c'era assolutamente nessun libro in quel momento sull'architettura di interni, sempre che poi abbia senso parlare di architettura di interni e di architettura di esterni, ma lì si Si aprirebbe aprirà, perché un poi adesso capitolo vediamo complesso. magari se riusciamo ad aprirlo. Francesca, tra l'altro tu hai un punto di osservazione molto particolare, tu sei restauratrice, vivi a Milano, sei la nipote Sono la nipote di di Mongiardino. Mongiardino. Nel 2016 sei stata consulente per l'allestimento della mostra omaggio a Renzo Mongiardino, 1916-1998, architetto e scenografo a cura di Tommaso Tovaglieri al Castello Sforzesco di Milano, catalogo sempre Officina Libraria. Libraria. In questa edizione tu riprendi in toto, da quello che c'è scritto nella prefazione, il testo, ma dai una nuova visione dell'immagine da un punto di vista iconografico. Sì, perché quando Mongiardino è morto, l'architettura da camera era già esaurito da tempo. In America hanno continuato a ristamparlo, lì era stato veramente un bestseller. Anche qua aveva venduto molto, ma dell'edizione italiana non si trovava più nulla. Mia madre, unica figlia di Mongiardino, aveva deciso di donare tutto questo enorme archivio, che era fatto di migliaia di pezzi, alla Bertarelli, perché rimanesse testimonianza, anche perché, essendo un architetto che ha sempre prevalentemente lavorato per privati, si rischiava veramente che con i passaggi generazionali non rimanesse più nulla del suo operato. E quindi si è deciso di ripubblicarlo, e io ho messo a posto questo enorme archivio e ho avuto la fortuna di trovare una meravigliosa prima bozza in cui lui aveva ipotizzato le immagini. E allora ho pensato di fare, visto che comunque certe cose probabilmente non erano state messe, perché effettivamente non aveva trovato immagini abbastanza di qualità, in parte forse perché l'editore allora aveva privilegiato le doppie pagine, eccetera, non c'era spazio per alcune cose, e io ho deciso di fare un'edizione che fosse un pochino, cioè più vicina a quella, non che fosse insoddisfatto della prima, assolutamente, però vicino a quelle che erano le Un sue po' intenzioni che. iniziali. Tra l'altro, Renzo Mongiardino è il classico milanese doc, nel senso non era di Milano, no, lui era di Genova, ma milanese doc perché sono poi personaggi fuori Milano che rendono grande Milano. Milano è diventata la sua città di lavoro, dove ha anche studiato, ha frequentato il Politecnico di Milano, si è laureato con Gio Ponti nel 1942, quindi siamo in presenza della summa
del vertice di una visionaria piramide di architettura. Dagli inizi degli anni 50 si afferma come architetto singolarissimo, realizza alcune delle case più affascinanti del XX secolo, lavora con personaggi, arreda case di personaggi di altissimo lignaggio anche dal punto di vista storico-artistico. Pensiamo ai Thyssen, a Leonassi, agli Agnelli, a Safra, Zanussi, Valentino, Versace, chi ne ha più ne metta, per arrivare a Rocci, che poi oggi sono presenti in una mostra qui alla Galleria d'Italia, dai Medici ai Rocci, mecenati, collezionisti e filantropi. Cosa vuol dire entrare in un ambiente Renzo Mongiardino? Io credo che la prima cosa, allora, forse tutti questi grandi nomi gli hanno anche fatto male in qualche modo, perché i grandi nomi dei clienti e questa capacità di crearsi un gruppo straordinario di artigiani sono sempre state viste, cioè quando pensi a Mongiardino pensi immediatamente a queste due cose, quasi come se la sua attività di architetto fosse secondaria, no? Cioè, prima prevalgono i nomi e prevale il lavoro di artigianato, e sicuramente il fatto di avere questa clientela gli ha permesso anche di fare delle cose che altrimenti non sarebbero riuscite a realizzare, perché poi per determinati ambienti ci vogliono anche disponibilità. Ci vogliono disponibilità economiche, anche se io ricordo benissimo una cliente che era proprio la Safra, che lei ha nominato prima, che una volta gli ha detto: ma che detto, lei costa pochissimo. Tu tra l'altro l'hai vissuto un po' in prima persona. Io l'ho vissuto in prima persona perché è stato un nonno molto giovane, quando io sono nata lui aveva 48 anni ed è morto che ne aveva più di 80, quindi ho potuto godermelo e godere molto della, e tu andavi ogni tanto con lui? Io andavo spesso, chiaramente non da piccolissima, però i primissimi ricordi che ho, per esempio, sono qua una prima della Scala come scenografa, un ballo in maschera, avevo 8 anni, era il 72, con Zeffirelli quando hanno girato Fratello Sole e Sorella Luna, il film, certo, su San Francesco. Quindi i miei primi approcci in realtà sono stati più alla scenografia, poi i bambini in quegli anni venivano lasciati a non disturbare, venivano, certo, lasciati a casa. Dopo, dai 14-15 anni invece, ho iniziato. Sì, perché infatti lui porta avanti, alla stregua dell'architettura e del design d'interno, porta avanti la sua attività di scenografo, e anche qui toccando i vertici del teatro e del cinema, lavorando con Peter Hall, Franco Zeffirelli, Giancarlo Menotti. E tu, sono personaggi che poi sei riuscita a incontrare insieme? Alcuni sì. Di loro sì, Peter Hall per esempio no, Zeffirelli bene, Menotti l'ho conosciuto, hanno lavorato tantissimo a Spoleto, poi c'era questo grande legame con Lila De Nobili, la scenografa di cui lui è stato amico fin da bambini, quindi spesso c'era anche uno scambiarsi registi. Certo. Tra l'altro lui con la scenografia ottenne due nomination agli Oscar, uno per La bisbetica domata e l'altro Fratello Sole e Sorella Luna. Ti ricordi chi vinse al posto di, no, del nonno? No, francamente non me lo ricordo. Bisbetica per me è forse il più bel film di Zeffirelli, ed è stata un'avventura straordinaria, e credo che lì ci sia stata anche veramente un momento di passaggio nel suo modo di fare le case, perché avvicinarsi alla scenografia e ai mezzi della scenografia forse gli ha permesso anche una grande libertà poi nella realizzazione. Infatti si legge nella quarta di copertina, all'interno anche del volume: abilissimo creatore di spazi spettacolari, Mongiardino ha saputo accostare oggetti comuni di antiquariato in un gioco magistrale di tessuti preziosi o dipinti, pannelli scolpiti e non, e una gamma di trompe-l'œil grazie ai quali otteneva capolavori con materiali poveri. Forse erano quei materiali poveri di cui si riferiva, sì. Safra, che davano comunque
comunque un effetto. No, era una battuta. No, ma al di là della battuta erano i materiali poveri di cui ci si serviva in scenografia. Certo. Per cui magari invece che ricreare una parete in stucco, la dipingevi e la truccavi. Ci sono delle parti proprio perché architettura da camera, la cosa interessante è che veramente è un trattato, cioè nasce col pensiero della trattatistica architettonica cinquecentesca, quella di Vignola. Quindi è un coffee table book per immagini, ma è molto pregnante da un punto di vista di testo. Sono proprio lezioni, diviso in sorta di lezioni. Per esempio, qua pensando ai materiali, qui sta parlando dell'imitazione dei finti marmi, eccetera. Dice, le imitazioni guidate da una certa fantasia individuale portarono, e sta parlando del passato, dell'antico, talvolta ingenui risultati di fresca bellezza, zoccoli di affreschi trecenteschi in piccole chiese di campagna, soffitti a cassettoni, pannelli di marmo dalle venature approssimative. Tutto questo accadeva quando già da molti secoli sulle pareti di Pompei e prima ancora in Grecia, a Cnosso per esempio, la tecnica del finto marmo aveva raggiunto effetti pittorici di grande qualità. Questa poi regredì per rifiorire ancora altre volte nel tempo, da Giotto a Piero alla Francesca fino al 700, all'800 e così via. E quindi, diventa una sorta anche di trattato. Infatti poi diciamo che il libro è diviso in diversi capitoli, ma soprattutto in due parti, come nasce una stanza e poi la seconda parte illusione, l'occhio ingannato. E tra l'altro ieri, che tu dicevi, abbiamo avuto una presentazione in libreria con i Gribaudo e ospiti di Gribaudo mi dicevano, ma io questa copertina l'ho vista, la casa della copertina è in vendita. Sì, non, questo io non volevo dirlo. Lo dico io, è un caso, però non voglio sapere di chi sia. Però la casa è stato assolutamente casuale, perché allora questa edizione, a differenza della precedente per l'Officina Libraria, è un'edizione pensata anche proprio per gli studenti, a un prezzo un pochino più basso. Ricordiamo che costa 38 euro, costa, quindi è un prezzo molto accessibile. Molto accessibile, ha la copertina non in brossura, non rilegata. Non rilegata, eccetera. Quindi è anche più agevole da sfogliare, meno pesante, un filino più piccolo. Però in realtà, a parte un aggiornamento che ho fatto della mia introduzione e alcune cose che ho sistemato nelle didascalie, è perfettamente identico. Però abbiamo pensato che era un assurdo riproporre la stessa identica copertina. Certo. Quindi con Paola Gallerani di Officina Libraria me ne ha proposte alcune e io ho scelto questa, perché mi sembrava molto rappresentativa di questo spazio in cui giocava questo ritorno un po' al classicismo, quindi poi, certo, questo soffitto a cassettoni, per cui la pittura, insomma, i suoi tessuti, tutte queste cose. E pochissimi giorni dopo mi ha chiamato un'amica dicendomi, ma sai che c'è una casa di tuo nonno in vendita? Io sono andata a cercare su uno di quei siti di cosa e ho trovato esattamente in nuda proprietà, casa in vendita, quindi il proprietario non ha nessuna intenzione di lasciarla. Va bene, su. ci sta benissimo. Senti, volevo sapere, tu da restauratrice ti è capitato di mettere mano ai lavori del nonno? Sì, alcune volte. No, non ai lavori del nonno, ma ai lavori di clienti del nonno. Sì. Ah, lavori di clienti, sì, perché erano, io non faccio affreschi, faccio dipinti su tela e su tavola, e quello non era ovviamente il caso delle cose che faceva lui, che semmai erano dipinte su muro o dipinte su tela applicata poi su muro, quindi fuori opera. Sì. Senti, ci racconti, visto che comunque hai avuto la possibilità, giustamente da nipote, di vivere accanto a un uomo così raffinato, molto particolare, eclettico, qualcosa, un aneddoto, qualcosa che ti raccontava, una sua frase tipica che ti rivolgeva? Faccio il mestiere più bello del mondo, faccio le cose che vorrei fare per me con i soldi degli altri. Effettivamente questo è molto bello. Molto genovese, peraltro. Molto genovese. No, però c'era, al di là della battuta, c'era un rapporto con i clienti che era fondamentale, perché a parte che molto spesso si partiva
e anche questo è raccontato molto bene nel libro, cioè la stanza doveva essere ispirata a qualche cosa che rappresentava il cliente, poteva anche essere un piccolissimo oggetto, non è detto che dovesse essere una collezione importante, però c'era bisogno di un comune sentire, perché non, altrimenti non se ne usciva. Partire male con un cliente e non partire con chiarezza avrebbe reso poi le cose troppo complicate. C'è tutta una parte iniziale proprio sugli schizzi e bozzetti in cui lui parla anche del rapporto col cliente, in cui gli dice è meglio far vedere dei bozzetti molto piccoli, erano questi che lui chiamava proprio le scatole di fiammiferi, perché erano paretine così, ma dice serviva al cliente a far capire veramente quello che era la stanza, quello che sarebbe diventato, perché se no non era impossibile. Poi una casa è qualcosa in cui uno deve vivere e non era sempre e solo la casa di rappresentanza, ma spesso erano proprio case di abitazione. Sì, c'è molto questa atmosfera di comfort abitativa. Però prima c'era comunque sempre lo spazio, cioè una cosa che io cerco di far capire era che non era l'arredamento, quella era la pelle che arrivava dopo, certo. Era proprio una concezione architettonica dello spazio, infatti c'è tutta la prima parte è proprio sulle stanze in qualche modo nate male, la stanza è sproporzionata, troppo alta, troppo bassa, troppo lunga, come correggerla o a volte anche invece come esaltarne i difetti, certo. Perché anche un difetto in realtà può essere una potenzialità di una stanza. Poi è vero, le prime pagine sono ricche di bozzetti, di disegni, acquerelli, del nonno, sei riuscito a conservare qualcosa e ancora... Progetti, bozzetti? No, i progetti sono tutti in Bertarelli, perché davvero abbiamo voluto veramente donare tutto. È rimasto pochissimo di quelle cose che la Bertarelli non poteva accettare, perché non si erano cose molto giovani. Ma anche carteggi tra il nonno. E invece quello che ho conservato interamente, perché era una parte privata, sono non solo i carteggi, ma anche quello che riguarda la sua attività di scrittore, che a parte architettura da camera è assolutamente sconosciuta, inedita, e che io ho messo a posto, e prima o poi vorrei farne un libro, perché al di là dei carteggi lui proprio all'inizio voleva fare lo scrittore. Ci sono per esempio due racconti lunghi o romanzi brevi, chiamiamoli come vogliamo, che sono comunque sempre incentrati sulla casa. Una è una vicenda che si svolge tutta all'interno di una casa in una maniera anche un po' claustrofobica. Certo. E l'altra invece è una cosa che è una follia un po' alla Cocteau su Galleria Mazzini di Genova, che è la nostra Galleria Vittorio Emanuele. In Bertarelli l'esposizione delle opere di tuo nonno è permanente? C'è qualcosa esposto? O no. Era in concomitanza dell'esposizione fatta? No, però c'è l'archivio che si può richiedere. Quindi uno per progetto. Quindi sono comunque tema. Consultabili, dai, esatto. Curiosi sono consultabili. Senti, Francesca, per me... Va bene così, pensi che non abbiamo detto qualcosa di importante per entrare meglio nel libro? Ma la cosa fondamentale per me è proprio far capire che questo non è solo un libro da sfogliare, ma è un libro da leggere. Da leggere, questo l'abbiamo detto. Sì, però alla fine vedo che l'immagine è sempre un po' preponderante. La cosa perfetta di questa edizione è che si è riusciti a fare proprio scorrere, correre testo e immagine insieme. Certo. E quindi questo rende molto più facile la lettura. Molto più fruibile la lettura. Però sì. Davvero è un libro che va letto, che non va solo guardato.
Va bene, Francesca, io ti ringrazio. Grazie. Ricordo Renzo Mongiardino, architetture da camera, officina libraria, ovviamente libro disponibile alla libreria Bocca, prezzo 38 euro. Ringrazio te, Francesca Simone, per averci inserito. E poi vabbè, di tuo nonno addirittura si può anche dire che ha creato proprio un vero e proprio stile, si parla proprio di stile Mongiardino. È ormai divenuto leggendario, tanto da meritare copertine e pubblicazioni sulle più importanti riviste di architettura e di interni, ma anche su quelle di larghissima circolazione, non solo in Italia ma anche in America, soprattutto sul New York Times. E direi con questo possiamo chiudere. Abbiamo detto molto. Grazie a voi.